non l'aver preso tutto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi facciamo i bignè insieme, la pasta asciutta. Vi racconto tutto, come fare dei bignè perfetti, così non dite più che si sgonfiano una volta che li uscite dal forno. Vi racconto tutti i segreti e tutte le cose. Tu non cominciare a fare le mosse da dietro al telefono. Siamo Ok, allora, nella pasticceria. iniziamo subito così. Aspettiamo qualche secondo che arrivi qualcun altro. Sì, poi nel frattempo poi magari Eh sì, posso. dai la possibilità di arrivare. Sì, siamo già parecchi, dai. Ci mi saluti. Sì, ciao a tutti. Innanzitutto devo fare gli auguri a mio nipote. Ciao a zia, buon onomastico. Zia ti vuole tanto bene. Ciao. Allora, facciamo i bignè. Vi dico tutti i segreti per avere dei bignè perfetti e per riuscire a cuocerli nella maniera più giusta. Però noi oggi inizieremo dalla fine, nel senso che voglio farvi vedere la cottura dei bignè in diretta, quindi io ho già un impasto fatto e li cuoceremo insieme e poi vi faccio vedere come fare l'impasto, quindi seguitemi, non è difficile, solamente che io sto iniziando dalla fine, quindi vi faccio vedere già la cottura e dopo come si fanno. Tutto qui, il forno è già acceso. Allora, qui abbiamo l'impasto già realizzato. Vi faccio vedere sia come realizzarli con la sac à poche e sia come realizzarli senza sac à poche, in modo che tutti quanti abbiano la possibilità di fare i bignè. Allora, se li facciamo senza sac à poche, questo è l'impasto ottenuto, che deve avere più o meno la stessa consistenza di una crema pasticcera, ma poi ne parliamo. E quindi come facciamo? Con un cucchiaino semplicemente, magari lo inumidiamo leggermente, prendiamo un po' di composto così e lo mettiamo sulla carta forno, dandogli una forma più Tondeggiante. possibile tondeggiante. Così anche chi non ha la sac à poche può realizzare i bignè. E vedrete che anche questi bignè realizzati col cucchiaino sono bellissimi. Anzi, assumono delle forme veramente particolari, proprio belle. Diteci se si vede, se si sente bene, così sto tranquilla che mi sentite e mi vedete bene. Si vede com'è facile realizzarli col cucchiaino? Li sto facendo piccolini, così vediamo se facciamo in tempo a cuocerli durante la diretta. Basterà accarezzarli col cucchiaino così e avete fatto. E ora vi faccio vedere con la sac à poche. Ciao, Aspetta, aspetta un attimo, sì. Così vedi meglio, si vede meglio. Allora, con la sac à poche invece facciamo dei piccoli ciuffetti. Così. Ci umidiamo un dito e andiamo ad appiattirli, altrimenti quella punta in cottura si brucia. Potete fare così o semplicemente così, come volete voi. Naturalmente, con questo stesso impasto possiamo fare anche le zeppole e quindi le faccio piccoline così vediamo se riescono a cuocere nello stesso tempo di cottura di questi bignè. Le zeppole, un attimo che faccio scendere il composto. Così. Le zeppole e le éclair, che sono queste. Poi vi spiego tutto. Le Éclair. Adesso spiegherò tutto durante. tre. Sì, le éclair. Le ho fatte un po' troppo larghi e quindi vabbè, proviamo a farne un'altra qui. Queste sono le éclair. Così.
Ok? Ora io questi qui li vado a mettere in forno a cuocere e adesso vi faccio vedere come realizzare questo impasto. Un secondo solo e arrivo subito. Arrivo. Questi sono gli ingredienti. Sì, arrivo. Speriamo di farcela durante la diretta. E ora vediamo come siamo arrivati a quel risultato. Abbiamo qui l'acqua, il burro. Gli ingredienti sono tutti nel link in descrizione del post. L'acqua, il burro, il sale, la farina e le uova. Ingredienti, io sto facendo mezza dose, però gli ingredienti che stanno nel link sono 250 di acqua, 100 di burro, un pizzico di sale, 150 di farina, 4 uova. Io mezza dose. Iniziamo aggiungendo. Quindi dosi, preparazione, procedimento lo troviamo nel link comunque. Sì, l'ho appena detto, nel link in descrizione del post. Lì c'è scritto tutto, anche ci sono, c'è tutto il passo passo, c'è tutto scritto, ok? Quindi tranquilli che leggerete tutto Eh lì. sì, adesso vi Allora, spiego. innanzitutto iniziamo mettendo l'acqua nella pentola. Si vede di là? Aggiungiamo il burro. Pizzichino di sale. Ora, primo segreto per realizzare dei bignè perfetti. Quando facciamo questo procedimento, non dobbiamo allontanarci. Nel senso, se l'acqua, come vedete, io avevo già acceso la piastra, quindi sta già sciogliendo. Non appena l'acqua inizia a bollire, noi dobbiamo aggiungere tutta la farina. Se noi stiamo facendo altro e l'acqua qui continua a bollire, naturalmente un po' di acqua evapora e quindi andremo a sbilanciare le dosi della ricetta. E quindi può essere che la nostra ricetta non venga bene. Questo è già un primo passaggio che dovete evitare di fare. Quindi vieni più qui, vieni più vicino per favore a farvi vedere che si sta già sciogliendo il Questa è la burro. realizzazione dell'impasto. Sì, questa è la Sì. realizzazione dell'impasto. Vieni. Sì. Si vede? Ah, ok. Allora, come vedete già si sta sciogliendo il burro, non appena inizierà a bollire l'acqua, io aggiungerò la farina tutta insieme. Ora, facciamo sciogliere il burro. Non appena il burro è sciolto, io aggiungo la farina. Ecco, il burro si è sciolto, spero che voi riusciate a vedere bene. Questa è la farina e io l'aggiungo. Vuoi girare un po'? Ok, e io l'aggiungo, come vedete, sta bollendo. Io aggiungo tutta la farina insieme e faccio questo. Mi raccomando, il mestolo che utilizzate per fare i dolci non sia lo stesso mestolo che utilizzate per fare il ragù. Tenete un mestolo, un cucchiaio di legno a parte solo per fare i dolci. Il legno assorbe. Sì, perché il legno assorbe. Io questo qui lo tengo solo per fare i dolci. Magari prendete un cucchiaio di legno che abbia una forma diversa. Il mio è bucherellato. E io so che questo bucherellato è solo per fare i dolci. Ora vedete, si è formata la palla. Quando dobbiamo smettere di tenere la pentola sul fuoco per fare i bignè? Quando sulla pentola si forma questa patina che cominciate a vedere qui. Si vede? Qui c'è una patina. Significa che la farina dell'impasto è cotta e quindi inizia a sfrigolare, a tostare. Il nostro impasto, il nostro primo passo dell'impasto è pronto. Quindi è fatto. Ora che cosa facciamo? Spegniamo. Togliamo. Chissà se si sente il rumore, si sente che sta sfrigolando. Comunque, questo è il passaggio che dovete fare. Prendiamo. Togliamo e versiamo in una ciotola. Io non ce l'ho di vetro, se no vi farei vedere non quella di vetro che si vede meglio. E lo facciamo un po' raffreddare. Questo è l'altro segreto per avere dei bignè perfetti. Quindi, primo segreto, non tenere troppo l'acqua a bollire
nella pentola prima di versare la farina. Appena inizia a bollire, voi mettete tutta la farina. Secondo, questa parte qui deve raffreddare un po'. Quindi allarghiamola il più possibile in modo da farla raffreddare. Io faccio anche questo ora. Lo metto qui. Così vi faccio fare un passaggio in ceramica che è più fredda rispetto all'acciaio. Io sto facendo questo per farlo raffreddare. Se voi avete tempo, naturalmente lo lasciate nella ciotola lì, lo allargate un po' con un cucchiaio e lo fate raffreddare. Ora, nel frattempo che io aspetto che si raffreddi un po' prima di aggiungere le uova, voi ditemi se avete qualche domanda. Se posso il burro si può usare l'olio? Sì. Allora, questa ricetta prevede 100 grammi di burro, quindi al posto dei 100 grammi di burro, 70 grammi di olio. Se fate mezza dose, 35 grammi di olio. Ok, fate Fate voi il le proporzioni. rapporto. Va bene? Quindi questa qui che stiamo realizzando si chiama pasta choux. Si chiama pasta choux perché? Non ciucci. Si chiama pasta choux perché la forma del bignè assomiglia a un piccolo cavolo. E in francese choux significa cavolo. Se voi infatti vi rendete conto che il bignè ha la forma di una cimetta di cavolo e quindi per questo si Vero, chiama vero, choux, pasta vero. Ah, choux. di lì la E pasta infatti, show. anche se andiamo in pasticceria, noi possiamo chiedere sia il bignè che il choux. Abbiamo detto prima che con questa ricetta possiamo realizzare sia le éclair, che sono quelle che sono di forma allungata e sottile, possiamo realizzare le zeppole di San Giuseppe per la festa del papà. Possiamo fare le zeppole fritte, i bignè fritti, il croquembouche, il Paris Brest. Con una sola ricetta possiamo fare tutto. Questa ricetta, se voi riuscite a capire bene il procedimento, che è facilissimo, potete fare tutte queste ricette qui. Che cos'è il Paris Brest? Il Paris Brest è un zeppolone grande, quindi dovete mettere al sac à poche una bocchetta dalla bocca grande e fare un cerchio grande e sopra un altro cerchio, quindi uno sopra l'altro. L'éclair abbiamo detto è quello lungo e sottile, la zeppola lo sappiamo tutti che cos'è, e il croquembouche invece è un altro dolce di origine francese fatto sempre con i bignè riempiti, farciti con la crema e si crea una montagna. Questa montagna poi viene decorata con dei fili di caramello, ecco perché si chiama croque en bouche, cioè scrocchia in bocca. Questa è tutta la storia dei bignè, storia, diciamo, un poco di nozioni sui bignè, che giusto per perdere tempo per far raffreddare il nostro impasto. Ora cosa facciamo? Ci mettiamo le uova. Io le rompo qui. Qualcuno vuole cliccare le sterline, c'è la possibilità di farlo. Io le rompo Contribuisce a fare le altre ricette. e le sbatto un po' prima di unirle. E vi faccio vedere come dobbiamo fare. Allora, si unisce un uovo alla volta. Io l'ho sbattuto e ora vi dico perché. Ne unisco metà, ne aggiungo metà. Così, questo è un uovo. Lo sto facendo col cucchiaio di legno perché se usassi il frullino farei troppo rumore, solo per questo. E poi così facciamo anche vedere che anche con un cucchiaio di legno si possono realizzare senza sbattitore, senza niente. Adesso vi sembrerà che non sia riuscito, invece no. Ora vedrete che tutto si sistema. Faccio così e poi riprendo il mio cucchiaio. Prendete una frusta. Dimmi se c'è qualche domanda. Puoi prendere questo di me? Puoi prendere questo di me? Sì. Sì, bisogna acquistare le stelline, contribuite, un po' Sì, che se ce la volete è un fate. modo per aiutare la pagina ad avere più visibilità. Per fare le altre ricette, date il vostro contributo. Se volete è un modo per dare alla pagina più visibilità. Tutto qui.
Eh sì, poi i commenti mi sa che vanno, vanno sopra. Sì. Come vedete, io naturalmente... E c'è un ringraziamento speciale. Naturalmente il composto non è pronto, perché come vedete è duro. Quindi io non aggiungo tutto l'altro uovo, ne aggiungerò metà e vedrò. Prendo sempre la frusta. Di niente, potete fare anche con cucchiaini. Sì. Vedo qualcuno sa usare sta capace. Infatti, poi magari se siete arrivati in ritardo, poi riguardate il video su YouTube. Abbiamo e già vedrete fatto che l'ho fatto apposta col cucchiaino, perché c'è qualcuno che non sa usare il sac à poche, oppure non ce l'ha proprio il sac à poche, quindi... Per fare bignè, invece sì. Per le zeppole no, non si può fare. No, per le zeppole no. Le zeppole è indispensabile. Sì, sia la sac à poche che... Naturalmente, facendo questa cosa qui con la frusta, ci vuole un po' più di forza e un po' più di tempo, però si può fare. Se io avessi acceso il frullino adesso non sentivate niente. Ok, bisogna aggiungere l'altro uovo. Non ne aggiungo ancora tutto. Deve avere la consistenza della crema pasticcera. Ora ci siamo quasi. Ora vi farò vedere che si staccherà dalla frusta. Dimmi tu se c'è qualche domanda. Sì, stiamo facendo la pasta choux. Che cosa stiamo facendo? I bignè. I bignè. Per non confondere con il choux. Bignè. Ecco fatto. E quindi, come vedete, anche senza fruste elettriche si può fare. Ora, questa è la consistenza che deve avere il nostro impasto. Quindi, una crema pasticcera come la crema pasticcera, né troppo denso e né troppo liquido. Questa è la consistenza che deve avere l'impasto. Né troppo denso e né troppo liquido. Sì. Io, come avete visto, non ho aggiunto tutte e due le uova. Perché? Dipende dalla grandezza delle uova. Le uova devono pesare 60 grammi senza guscio. Circa. Che sono 62, 63 o 58 non cambia tantissimo. Però ci sono delle uova di 65, di 68, anche 70 grammi. E naturalmente è un po' troppo per questa dose. La pasticceria purtroppo non è come fare la pasta asciutta o fare... Scienza. È una scienza esatta, quindi non bisogna sbagliare. Addirittura gli chef e i pasticceri seri pesano le uova. Noi, siccome stiamo facendo delle ricette a livello, diciamo così, casalingo, non perdiamo la testa a pesare le uova e a fare tutto questo. Volendo si potrebbe fare. La subendo un po' l'arte, il mestiere. Ecco, sì. Diciamo che 60 grammi deve pesare un uovo, così vi ho dato anche le dosi precise. Conoscendo l'impasto giusto. Sì, questa è la consistenza che deve avere l'impasto. E come vedete io non l'ho fatto, come avete visto l'ho fatto a mano, con la frusta e col cucchiaio, così. È una crema pasticcera, è come la crema pasticcera, è pronto. Ora... Questo composto ha una base neutra, quindi può essere usato sia per essere farcito con una crema dolce e sia per essere farcito con un composto salato, quindi mousse di mortadella, mousse di tonno, mousse al salmone, sbizzarritevi voi, oppure dolce, come è la sua naturale natura, con la crema pasticcera, la crema chantilly, con panna e Nutella, potete fare il profiterol, insomma, potete fare tante cose, potete divertirvi. Ok? Ora ditemi voi se avete delle domande, perché dobbiamo aspettare che siano cotti i bignè, che vedo che sono gonfi ma non sono cotti. Sì, sempre a posto del burro si può usare l'olio, sì, abbiamo già detto. Al posto del burro si può utilizzare l'olio. I bignè si possono realizzare a mano con due cucchiaini. Sì, se volete vi faccio rivedere i cucchiaini, sì. Dove stanno. Aspetta qua. Nel frattempo stiamo cuocendo i bignè. Sì, sono in forno. Poi gli choux dal francese. Cavoletti.
la forma che assumono dopo la cottura. Aspettate un attimo che arrivo subito, così controllo anche la cottura. Saluti a tutti, anche quelli in ritardo. Un attimo solo. Da tutta Italia, un po'. Allora, anche i miei stanno gonfiando benissimo. Un'altra cosa vi voglio dire. Nella pasticceria si suol dire che i pignè non si mettono sulla carta forno. Perché? Io li ho messi sulla carta forno perché, vi devo dire la verità, non ho trovato nessuna differenza. Però sui libri di pasticceria e dappertutto dove io ho studiato c'è scritto che si mettono direttamente sulla teglia, in modo che l'impasto si attacchi, si aggrappi bene l'antiaderente della teglia e si possa sviluppare in altezza. Io ho visto che sia con la carta forno che senza la carta forno a me non cambia niente, però provate. Se avete delle difficoltà e volete provare a farli senza carta forno, provate. Io vi sto dicendo tutto quello che può essere che vi fa sbagliare la ricetta. Allora, come farli senza sac à poche? Così. Prendete un cucchiaino, prendete un po' e seguite le istruzioni. Il link è nel post. Così. Dose ingrediente. E lo mettete qui. Non li mettete troppo vicini perché naturalmente in cottura gonfieranno. Se commentate con le stelline non si perdono i commenti, perché molti commenti non si vedono dopo. Se poi vi danno fastidio i commenti, strisciate da destra verso sinistra e non li vedete. E così si fanno col cucchiaino. Continuo? Questa è la tecnica senza sac à poche. Senza sac à poche. Non fa niente che... Quindi bisogna dare una forma tondeggiante, sì, ovviamente, se no non sarebbero bignè. Ma comunque in cottura gonfiano e la forma la prendono da sola. Sì, assumono la forma dei cavoletti. Naturalmente le dimensioni le scegliete voi. Quindi se volete fare dei grandi bignè li farete più grandi. Se li volete fare piccoli, li farete più piccoli. Più piccoli saranno, meno tempo avranno di cottura, più grandi saranno e più tempo ci sarà bisogno per cuocerli. Ora vi ho fatto vedere come si fanno col cucchiaino, passiamo alla cottura, che è un altro passaggio fondamentale. Molti di voi mi chiedono perché quando esco i pignè dal forno si ammosciano, si sgonfiano, perché sono crudi. La temperatura del forno deve essere alta per fare i bignè, quindi 220 gradi. Ventilato o statico va bene in tutti e due i modi. Se ce l'avete ventilato è meglio perché li asciuga meglio. Una volta che vedete che i bignè sono cotti, spegnete il forno. Fa niente che poi dovete fare un'altra infornata. O fate una teglia grande dove li mettete sistemati bene tutti insieme e fate una sola infornata. Se poi dovete fare un'altra infornata non fa niente. Però è peccato buttare tutti i bignè se poi non vi riescono. Fate che come quando vedete che i bignè sono cotti, voi spegnete il forno e li lasciate 10 minuti nel forno spento. Senza uscire. Senza uscire, tanto non succede niente. Non si bruciano, non si seccano, non succede niente. La prima, complimenti a Luigi e Carmela Grottoli, ci ha inviato le sue prime 50 stelline. Grazie. Grazie. Ora, contribuite. Ora, una volta che li lasciate nel forno e non succede niente, una volta che sono trascorsi questi 10 minuti, aprite il forno e lasciatelo a soffietto. Mettete un cucchiaio di legno e lo potete lasciare altri 5 minuti così. Vedrete che i bignè non si sgonfieranno. Tutto sta nella cottura, nei tempi giusti di cottura. Se voi togliete i bignè bianchi o che non sono ancora cotti, è normale che l'umidità, perché contengono tante uova, contengono il burro, quindi è un impasto abbastanza pesante che ha bisogno di cuocere a lungo. È normale che se li togliete crudi l'impasto si ammoscia, si appiattisce. Tutto qui. Ora, se c'è qualche altra domanda, ditemela, fatemela, così aspettiamo nel frattempo la cottura dei bignè, che vedo che si stanno gonfiando, però non sono ancora cotti. Un'altra signora delle stelline, grazie. Grazie. Poi vi ringraziamo. Allora, dimmi se ci sono domande, se no vedo io.
Si comprano le stelline, non so come, però boh, non lo è so. Una cosa che ha messo Facebook, non sappiamo sì, neanche sì. noi come funziona esattamente. Sì, so, se si volete comprano. Lo fate, altrimenti. Se vi piace quello che facciamo, se volete contribuire, contribuire a comprare gli ingredienti. Per voi allora, stessi. Come si fa? Ah, va bene. Grazie, prego. Ciao Flora. Ma fa caldissimo, non so da voi che tempo sì, fa. Uscirò. Qui c'è un vento che stanno girando il remake di Via col Vento fuori. Proprio una cosa pazzesca. Nel frattempo i bignè sono in forno. Sì, in cottura. Sì, sono in forno, in cottura. Ho anche quindi, alzato un po' la potenza. Non andate del via. Forno. No, non andate via, aspettate un attimo che così vi faccio vediamo, vedere i bignè pronti. Facciamo vedere tutto il procedimento. Sì, il forno 220 gradi, quanti minuti? La cottura dipenderà dal vostro forno, però circa 200, circa 20 minuti, 20-25 minuti. Naturalmente voi tenete d'occhio i bignè, perché il mio forno sarà 25 minuti, ci metterà 25 minuti a cuocere, il vostro molto probabilmente 30 minuti. Quindi tenete sempre d'occhio il forno. Puoi ripetere per cortesia gli ingredienti? Sono nel link, credo. Sì, certo, sono nel link, però te li ripeto. Allora, abbiamo messo l'acqua, 250 ml di acqua, con 100 g di burro oppure 70 g di olio e un pizzico di sale. Non appena il burro si è sciolto e l'acqua ha cominciato a bollire, ho aggiunto i 150 g di farina. Ho formato la palla. Quando la palla si è formata e si è cominciato a vedere un velo... Anna Maggiustà! Grazie, 50 stelline, è un ringraziamento. E poi lo ringrazio io nel commento. Lo dovevo fare solo le prime. Eh sì, aspetta un attimo, fammi finire di spiegare la regia. Certo, certo. Aggiungiamo la farina, quando si forma quella patina sul fondo, è pronta il nostro composto. Lo prendiamo e lo rovesciamo in una ciotola. Lo facciamo raffreddare o quantomeno intiepidire. A quel punto aggiungiamo le uova, saranno 4 per la dose intera, quindi... Mi raccomando, quello è l'altro passaggio importante, aggiungere le uova una alla volta, non incorporare mai l'uovo successivo se l'uovo precedente non è stato assorbito dall'impasto. Come avete visto, io le ho sbattute le uova per fare in modo di non mettere tutto l'uovo, perché ho visto che le mie uova erano abbastanza grandi e non volevo rovinare il composto. Il risultato deve essere questo, cioè come una crema pasticcera. Soda, però non liquida. Va bene? Sì. Ok. Salutiamo tutti gli amici di Lecce che sì. ci seguono, di Taranto. Sì. Brindisi e Foggia. Tutti se avete delle ricette particolari, inviatele. Cercheremo di realizzarle. Sì. Ok. Allora, ora io vado a guardare un attimo nel forno, nel frattempo tu riprendi la ciotola, arrivo subito, devo solamente guardare. Questi sono i bignè fatti con sì, mancano forse 5 minuti. Spero di non fare danni che ho aperto il forno. No, non c'è niente, non si mette niente. Per spennellare sopra? No. No, sulla base della... No, no, alza, che non gli spiego di nuovo, vuol dire che non ha seguito. Allora, la ricetta originale... La versione originale della ricetta prevede che non si metta la carta forno sotto alla teglia, in modo che il composto in cottura si aggrappi all'antiaderente, così, e si sviluppi in altezza. Io però, come ho detto prima, come vedrete, quelli che ho fatto saranno nel forno, io metto la carta forno e vedo che non succede niente. Quindi, se voi avete problemi, vedete che mettendo la carta forno non si sviluppano bene in altezza, provate così con una buona teglia antiaderente a non usare la carta forno, tanto se è antiaderente non si attaccherà, cioè si staccheranno una volta cotti, e vedete si sviluppano di più in altezza. Può essere quello il vostro problema, provate tutte queste piccole accortezze, vedete voi. Salutiamo Sardegna, Milano, Roma, Napoli, Mantova. Sì, le tette delle monache, io vorrei farle, ma per fare le tette delle monache è un po' complicato, scusa un attimo, è un po' complicato solo per quello, perché se no io le farei con calma, quando ci organizzeremo bene faremo le tette delle monache, non è che io non le voglio fare, con calma. Stati Uniti, ciao, Fasano, Brindisi, ciao provincia. Fasano, ciao Flora,
Ciao Nicoletta, grazie Yolanda, grazie Lucia. Allora, se avete delle domande, io ho bisogno di altri 5 minuti per farvi vedere i bignè che sono in forno. Come ho detto prima, ripeto, questo è un impasto neutro, quindi non ha zucchero, non ha nessun tipo di condimento all'interno. Potete realizzarlo sia dolce che salato. Vediamo che cosa poter fare con questo impasto. Abbiamo detto i bignè e li abbiamo fatti. Le éclair, che sono lunghe e sottili, le zeppole, quelle di San Giuseppe per la festa di papà, del papà, poi i bignè fritti, le zeppole fritte, il Paris Brest, che è un zeppolone grande, il croque en bouche o il profiterole. Che cos'è il croque en bouche? Il croque en bouche è una montagna di bignè decorati con del caramello, che una volta raffreddato si diventa croccante e quindi si chiama croque en bouche perché è croccante in bocca. Il profiterole invece lo sappiamo tutti che cos'è, è sempre una montagna di bignè ricoperti di cioccolato e panna. Questo è ciò. Dimmi. Aspettate che stanno uscendo i bignè dal Sì, forno, così facciamo fra la ricetta 5 minuti completa. usciranno. Grazie di aver fatto una diretta sui bignè. Farai anche il profiterol? Sì, magari un giorno con i bignè pronti facciamo solamente la parte del profiterol per farvi vedere come si realizza la glassa che va a coprire il profiterol. Sì, si può fare. Ciao Sicilia, Messina, ci Ciao a seguite anche di tutti. là? Quanti bignè escono? Allora, dipende dalla grandezza dei bignè che voi fate. Se fate dei bignè piccoli ne usciranno di più. Se fate dei bignè grandi ne usciranno di meno. Quindi, questo è. Si possono friggere direttamente? Sì, si possono friggere esattamente come abbiamo fatto col cucchiaio. Col cucchiaino, intingete il cucchiaino nell'olio, prendete un piccolino, una parte piccolina di composto e lo fate cadere nell'olio. L'unica accortezza quando fate i bignè fritti è: a voi vi sembreranno già cotti perché a un certo punto si gonfiano e voi dite sono già cotti, invece no. Non sono cotti, saranno cotti quando si Ciao muove. Lerici Carabia, scusami, c'è uno che ti vorrebbe nel suo ristorante. Va Ciao bene. Nardò. Quando sono cotti, quando si gonfiano proprio tantissimo. Voi vedrete che da una noce di bignè avrete un bignè fritto enorme. Dovete dare tempo all'umidità che sta nel bignè di uscire fuori, di fuoriuscire. Quindi gonfiano proprio tanto in cottura quando li fate fritti. Non fate bignè enormi fritti, vi accorgerete che ci vuole un po' più di tempo per cuocere i bignè fritti. Qui, e mettetene pochi alla volta, altrimenti assorbono l'olio. Poi, buonasera da Taranto, l'ho fatto ultimamente con tempo di cottura 20 minuti a Chi vuole 220. contribuire, ci sono le stelline. Salute a Campobasso, ciao. Posso finire di leggere il commento? Sì. Grazie. Beh, poi alla fine di 10 minuti con conforto spento e esatto, sportello semiaperto, esattamente come ho detto io, e vengono benissimo. Purtroppo i bignè hanno bisogno di asciugare perché contengono tante uova, l'acqua e quindi hanno bisogno di asciugare. Ciao da Campobasso, ciao a Campobasso, a Nardò. Che tipo di olio è più adatto per la frittura delle zeppole? Io come sempre dico l'olio di arachidi perché è l'olio che assomiglia di più all'olio extravergine di oliva come punto di fumo. Quindi utilizzate quello, anche se costa un pochettino di più, però è ottimo per le fritture. Poi, se avete anche l'olio di girasole, va benissimo. Di girasole va benissimo. Ora, Sì, vabbè, se abbiamo tempo faremo tutte le ricette che sì, tanto vogliamo, martedì e giovedì saremo sempre qui. Anche i cannoli, sì, faremo anche i cannoli. eh? Sì. Va bene. Se avete ricette particolari, poi potete inviarle in privato sulla pagina. Cercheremo di realizzarle. Sì, le realizzerà il regista che ve le sta chiedendo. Aspetta un attimo, fammi andare a vedere. Oggi questo rischia grosso. Ci siamo Sulla quasi. crema. Allora, giusto un minuto. Aspettate. Io un minuto mi serve perché ho paura che magari ve li escono in diretta e proprio in diretta si vanno a sgonfiare perché ho avuto fretta a farli uscire dal forno. Un minuto e arrivo. E vi faccio vedere i bignè Aspettate, i cotti. bignè sono in uscita. Così Sì, un attimo solo. Allora, vedete la forma, che non si sgonfiano. arrivo subito e ve li faccio vedere. Vado subito a prenderli. Facciamo la ricetta completa. Sì, e vi faccio vedere la ricetta completa. Arrivo, un attimo solo. Questi saranno i bignè per
per Mattias, per festeggiare l'onomastico di Spilaci. Ciao, zia. Allora, li vado a prendere. Sei bravissima nelle spiegazioni, grazie. Quando li faticano, li avviserò quando li farò. Non voglio fare solo. Cannoli Mi siciliani, fa ridere. pugliesi. Sì. I cannoli pugliesi non Non esistono. esisto. Buongiorno. Allora, vi avviserò quando farò i cannoli, non voglio fare solo dolci, voglio fare sia i dolci che anche qualcosa di salato. Quindi il martedì magari facciamo qualcosa di salato, il venerdì facciamo un dolce. Ora vediamo. Vi volevo suggerire anche il mio gruppo Facebook che si chiama sempre Cucina come Graziella il gruppo. È una bellissima famiglia composta da tante bellissime persone come siete voi che mi seguite sulla pagina, solo che abbiamo modo di stare un po' più vicino perché, non lo so perché, Facebook, la pagina nasconde i post e a volte i messaggi o i commenti ci risultano in arrivo in ritardo. Invece sul gruppo è molto più immediata la cosa. È Se un volete iscrivetevi nel po' più gruppo, amichevole, che è un gruppo una tranquillissimo, appunto, di famiglia, cioè bellissime non ci persone. sono, Sì. Dica, dico, non ci sono, non ci sono? Dica non ci lei. sono Fino a mo' stavi parlando, che stavo parlando di critiche, non ci amici, sono va critiche, bene? ognuno può pubblicare quel che vuole. Auguri a Mattias, grazie. Arrivo, dai, riprendo. Questi sono i bignè crudi, fatti con le Eccoli qua. cucchiaie. Sono usciti i bignè. Un Questi. applauso, un applauso. Io oggi non lo so tu che cosa ti sei fumato. Un applauso, grazie. Basta così. Questi sono i bignè che ho realizzato col cucchiaino. Se puoi togliere Vedete? quel cellulare, che ti prende il cellulare? Togli, scusa. Un ok. Wow. Questi sono i bignè che ho realizzato col cucchiaino. E si vedono. E questi sono i bignè realizzati col sac à poche. Quindi vedi, non Quindi sono più sentiamo. belli, a mio parere, quelli fatti col cucchiaino che quelli fatti col sac à poche. Questi sono quelli col sac à poche, questi sono gli eclair e questa è la zeppolina. Ora aspetto un secondo e vi taglio uno di questi qui per farvi vedere che Sì, all'interno è sentiamo. vuoto, asciutto e ben cotto. Un attimo solo. Prego. Aspettiamo, vabbè, adesso sono caldi. Aspettiamo qualche Aspettiamo secondo, qualche riscottiamo. secondo. No, non è per il fatto di scottarmi, è che poi io sto dicendo sono caldi e quindi l'interno potrebbe risultare un po' umido. Io lo taglio e poi il primo commento che vedrò sotto, ma sono crudi. Non sono crudi, sono caldi. È chiaro? Sono Aspetta caldi. qualche No, secondo. non posso aspettare, No, basta. Sentite come sono no. Sì, croccanti? si sente. Sì. Appena sfornate, ragazzi. Wow. Sono asciutti, Quindi vuoti impastati. e Sì. leggerissimi. Sì. Questo è il bignè, questa è la zeppolina e questo è l'eclair. Va bene? Ora, questo è ciò. Voi se avete delle domande ancora, fatele sotto alla diretta e io poi vi rispondo. Questo è tutto. Dimmi. Per Per la conservazione, poi. la conservazione. Allora, voi li potete fare la sera prima per il giorno dopo, tranquillamente. Li conservate in un sacchetto, una volta freddi li conservate in un sacchetto. Il giorno dopo, prima di utilizzarli, li passate in forno 5 minuti se si sono ammorbiditi. Tutto qui. Il nome del gruppo. Cucina con me Graziella, e poi c'è fra parentesi il gruppo. E chiusa la parentesi. Questo è il nome del gruppo. Ok. Quindi dosi, Dosi, ingredienti, ingredienti, tutto preparazione. nel link. Il video, Il dove li video vediamo? adesso lo ritroverete su YouTube. Ci sono anche altri video. Sì, ci sono anche altri video se vi va, Iscrivetevi, guardateli. ovviamente. Iscrivetevi a YouTube e questo è E tutto. vedete di là. Ok, questi sono i bignè che abbiamo realizzato. Cucina con me, Graziella. Grazie di avermi seguito. Ciao a tutti. No, c'era una signora che voleva Che rivedere cosa? per fare il bignè con cucchiaio, si può fare? Sì. Che non sa usare il sac a poche. Allora, facciamo rivedere come si fa il bignè con il cucchiaio, perché non so usare il sac a poche. Così, prendete un po' di composto, inumiditevi il cucchiaino con l'acqua e andate a metterlo nella teglia. Fa niente che non ha una forma regolare, tanto in cottura, come avete visto,
Gonfiano. E così avete fatto il bignè col cucchiaino. Così. Va bene? Sì. Ok, allora riprendo la taglia del bignè per farvi vedere un'ultima volta. Facciamo il confronto, crudo e cotti. Questo è il bignè piccolino crudo e così risulterà cotto. Gonfiano veramente in maniera. Sono bellissimi. Ecco qua. E questo qui è il bignè all'interno. Va bene? Da riempire Sì, con da farcire, come ho detto prima, siccome la base è neutra, lo potete farcire sia dolce che salato. Quindi crema pasticcera, panna, crema cioccolato, solo panna, come volete voi, come preferite voi. Salato, mousse alla mortadella, mousse al salmone, Philadelphia, quello che preferite voi. Ok? Grazie a tutti, ci vediamo martedì. Martedì cosa ci faremo prepara martedì? una ricetta salata. Non ho ancora deciso se fare le pettole o il gatto di patate. Magari poi faccio un post e decidiamo insieme che cosa fare, va bene? Le pettole salate vorrei fare. Quindi ci vediamo martedì pomeriggio alle 4:30, sempre sulla pagina. Grazie a Invece tutti. sabato perché seguo sul Sabato, gruppo. per chi segue sul gruppo, ci sarà una diretta giusto per chiacchierare un po', perché non l'ho mai fatta Sul sul gruppo gruppo. cucina come Sì, faremo Graziella, un dolce velocissimo light. Ok? no? Allora, Ok. stavolta vi saluto veramente. Ciao a tutti perché vi ho trattenuto tanto. Ciao a tutti, ciao e auguri ancora a mio nipote Mattias. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla Ciao. prossima. Ciao.